Salve a tutti, vi presento brevemente il progetto editoriale di Ponte 33 che nasce nel 2009 per volere di Irene Chellini, allora studiosa di antropologia con una lunga frequentazione in Iran e che coinvolge me e Felicetta Ferraro, allora addetto culturale dell'ambasciata italiana a Teheran, in un progetto che avrebbe dovuto proporre ai lettori italiani la letteratura persiana, quindi dal persiano, tradotta dal persiano, in italiano. E questo progetto nasceva da una esigenza, da una constatazione, quella che il mercato italiano fosse saturato, quasi narcotizzato, dalla presenza di memoriali e romanzi scritti da autori della diaspora, non in persiano, ma in altre lingue, e che questi romanzi contribuissero a dare un'idea dell'Iran che noi conoscevamo per le nostre frequentazioni, per i nostri studi, un'idea dell'Iran molto stereotipata, che si basava su dei cliché, su una forte polarizzazione fra buoni e cattivi, fra un prima e dopo rivoluzione, fra un vivere in Iran e un vivere all'estero. Avendo frequentato l'Iran, chi più chi meno, Felicetta Ferraro ovviamente, che era una studiosa e non solo un addetto culturale dell'ambasciata italiana a Teheran, con una lunga esperienza, quindi di studiosa dell'Iran contemporaneo, dell'antropologia, della storia del paese, avevamo capito comunque che il paese aveva tantissimo da dare in termini culturali. L'avevamo toccato con mano, frequentando i registi, i cantanti, scrittori, artisti vari. E in Italia ci eravamo resi conto che l'Iran era stato conosciuto tramite la cinematografia a livello culturale, ma che di narrativa, per esempio, non si sapesse nulla, narrativa contemporanea. Per questo si è deciso di tradurre in italiano i romanzi brevi, qualche raccolta di racconti, ma prevalentemente romanzi brevi, soprattutto per venire incontro alle esigenze del pubblico italiano, di autori che fossero letti, conosciuti, che magari avessero anche riscosso successo a livello di critica, avessero ottenuto dei riconoscimenti letterari importanti. E quindi abbiamo avviato questo progetto con un primo titolo, Come un uccello in volo, di Farid Bo Vafì, di un'autrice apprezzata, amata e anche diciamo, molto valida da un punto di vista letterario, grazie al suggerimento di Halina Zemi, che ci ha proposto proprio una traduzione dal persiano. Sono seguiti chiaramente altri titoli. Dal 2009 ad oggi abbiamo all'attivo 13 titoli in totale, più un saggio, un manuale di letteratura contemporanea. 12 titoli sono stati pubblicati da Ponte 33, il tredicesimo, che è Paura e Tremore, di Gholam Hossein Saidi, è stato tradotto da Felicetta Ferraro ed è uscito postumo dopo la sua prematura scomparsa, e è stato invece pubblicato grazie alla collaborazione con Ismeo. Con Ismeo, infatti, abbiamo inaugurato appunto una collana dei classici della letteratura contemporanea. Dopo diversi anni, ecco, di lavoro, siamo soddisfatti perché abbiamo sicuramente creato delle aspettative in un pubblico di lettori che ci sta seguendo e che ha compreso anche lo spirito di questa iniziativa. Chiaramente la nostra è una casa editrice di progetto, di fatto è un'associazione culturale che mira a promuovere questa letteratura perché appunto siamo convinti che la letteratura possa veramente raccontare molto di un paese quando quel paese non lo si può vedere, conoscere direttamente viaggiando. Quindi mai come in questo momento di lontananza forzata, di viaggi
interrotti, la letteratura può aiutare in questo.